Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video post gara di Genoa Juventus 1-3 e stasera sono veramente, veramente, veramente soddisfatto. Sono soddisfatto perché ho visto una Juventus dominare praticamente per oltre 70 minuti l'avversario. Praticamente il primo tiro in porta che abbiamo preso stasera è arrivato al minuto 76, allorché c'è stato l'1-3 di Pinamonti, perché ho visto una Juventus che chiaramente sapeva il risultato della Lazio, che battendo il Torino 2-1 si era portata praticamente ad un punto da noi, ma ho visto la Juve pronti via a prendersi di fatto la metà campo del Genoa, a mettere l'avversario subito alle corde. E allora nel primo tempo abbiamo fatto 6 tiri, di cui 5 nello specchio della porta. È vero che sono stati 2 tiri che sono arrivati dalla distanza, ma c'è stato anche un tiro di Cristiano praticamente nell'area piccola, e soltanto la bravura di Perin ha concesso al Genoa di andare a riposo sul punteggio di 0-0, che era assolutamente ovviamente bugiardo. Ho visto una Juventus giocare praticamente con la linea della difesa altissima, di fatto Bonucci e De Ligt erano sulla metà campo. Abbiamo giocato di fatto il primo tempo tutto nella metà campo del Genoa. Ho visto, e questo mi ha molto soddisfatto, perché ho visto un giro palla veramente importante stasera, velocissimo, quasi supersonico. Ho visto pochissimi tocchi, ho visto pochissimi errori, ho visto salire clamorosamente stasera le prestazioni sia di Pjanic che di Rabiot. Oramai Bentancur, ragazzi, Bentancur è la certezza, Bentancur ormai è di fatto il centrocampo della Juventus. E poi ragazzi, oltre al dominio, abbiamo visto 3 gol meravigliosi nella ripresa. L'abbiamo sbloccata al 50esimo con questa serpentina sublime, davvero veramente, di Paulino Dybala, che mette al segno il 10° gol del suo campionato. Un Dybala che oramai, credo possiamo dirlo, sta vivendo davvero la stagione della maturità con la maglia della Juventus, col numero 10 della Juventus, perché ha capito che lui deve essere la spalla ideale per Cristiano Ronaldo. Ci sono stati dei fraseggi nel primo tempo tra loro due, che una volta ha portato al tiro Cristiano quando gli ha fatto quell'esterno che ha mandato Chris in profondità, e c'è stata la paratissima di Perin, e poi quando Ronaldo ha mandato in profondità in area di rigore Dybala. Quindi i due valori aggiunti, l'uno per l'altro, Ronaldo per Dybala e Dybala per Ronaldo. Ma Dybala che la sblocca con un altro gol meraviglioso dopo i gol contro il Lecce, e quello precedente contro il Bologna. Paolino che sblocca questa partita che meritavamo assolutamente di essere in vantaggio. E poi a stretto giro di 6 minuti c'è stata la bomba da fuori di Cristiano Ronaldo, una saetta, un tiro davvero di rara potenza. Ci aveva provato stasera Cristiano, c'aveva il piede caldo stasera Chris, e poteva segnare solo in questa maniera qui, cioè con la bomba, con la saetta dalla distanza. E poi altro gol meraviglioso al minuto 73 è stato quello di Douglas, perché ti disegna questa palombella, questa parabola dal limite dell'area, che c'ho i brividi nel descriverla, nel parlarne. Altro gol meraviglioso, tra l'altro a Fantacalcio ha dato la fortissima su queste prime due partite. Tra Pjanic, Douglas, Dybala ho fatto già una caterva dei punti stasera. Quindi stasera sono veramente, veramente soddisfatto. Ecco, peccato poi per il gol che abbiamo preso, come detto, al minuto 76, ma è anche vero che è stato il primo tiro in porta, il primo e l'unico, tra l'altro, tiro in porta che ha fatto il Genoa in questa partita, perché chiaramente era sintomatico che sul 3-0 la Juventus avesse un po' allentato la tensione, ma scocciato ad onor del vero prendere gol. Credo che abbia scocciato anche a Sarri, né vero, né vero. Poi c'è stata quella mezza scappellata, quel retropassaggio indietro, che non mi ricordo se era Ramsey o De Ligt, però
Ci sta tutto stasera, perché comunque sia la Juventus ha giocato una partita davvero importante, una risposta importante alla Lazio che aveva vinto poche ore prima, una prova di forza davvero maestosa, maestosa da parte della Juve perché, ripeto, quello che mi è piaciuto di più è stato il fatto che pronti via ci siamo presi la metà campo del Genoa e una Juve che poi fatto il primo gol ha cercato il secondo, fatto il secondo ha cercato il terzo, ci siamo fermati sul 3-0. Ecco, questa se vogliamo proprio cercare il pelo nell'uovo è l'unica pecca di questa serata, di questo dominio e di questi davvero tre gol meravigliosi. Allora, io direi di fermarmi qua per stasera perché di fatto il sunto di questo Genoa Juventus è tutto qua. Abbiamo visto anche l'esordio di Olivieri che praticamente pressava tutti, correva ovunque per il campo e quindi soddisfatto, dominio, tre gol meravigliosi. Ritorniamo a più 4 sulla Lazio. Vi rimando a domani con la mia personale live reaction che tra l'altro ha provocato anche le ire della vicina, è vero, ma sul gol di Cristiano, ragazzi, effettivamente ho esagerato. Difatti vedrete che il gol di Douglas sarà praticamente gol silenziatore, ma vabbè, purtroppo se questi fanno cominciare le partite alle 21:45, cazzarola, va da sé che però effettivamente stasera, stasera ho un po' esagerato, va bene. Chiedo scusa anche alla mia vicina, domani mattina glielo dico anche di persona. Vabbè. Vi saluto, vi rimando domani quindi, come detto, alla live reaction e poi entreremo in ottica, in modalità derby della Mole. Domani mattina porterò la PlayStation a fare questa pulizia interna. Vediamo se riuscirò a portarvi il pronostico PES di Juventus-Torino, il derby della Mole di sabato. Vi saluto, a domani, come detto, con la live reaction e come sempre fino alla fine. Vamos Juve, salutate la capolista. Ciao a tutti.